Vittorio Emanuele III abdicò in favore del figlio Umberto II. Tre settimane più tardi, gli italiani furono chiamati alle urne per rispondere al referendum costituzionale. Monarchia o Repubblica? L'attesa del responso fu drammatica. Era la prima volta, dopo tanti anni, che il popolo si sentiva chiamato a prendere davvero liberamente una grave decisione storica. Antichi errori e nuove speranze si dibattevano in ogni animo. Di ancor più nuovo c'era finalmente la certezza che il libero voto non sarebbe andato disperso o sopraffatto dalla prepotenza di un unico partito. Poi radio e giornali dettero i risultati. La monarchia ebbe 10.719.284 voti. La Repubblica 12.717.912. Il 54% degli italiani aveva voluto la Repubblica, e Repubblica fu. Giugno 1700.